Allora, grazie Presidente. Ovviamente, siccome siamo proprio alla fine della seduta, sarò rapidissima, anche perché tantissime cose sono state dette da chi mi ha preceduto. Volevo dire che, insomma, anche per me il pacco della cellulosa è una conoscenza, diciamo, ormai di alcuni anni. Ho frequentato quel parco quando ero consigliera al Municipio 14 e forse anche ancora prima, con l'attuale sindaca Virginia Raggi, quando facciamo parte di un comitato di quartiere nel nostro municipio, abbiamo fatto spesso attività in collaborazione con i comitati che si sono sempre occupati in questi anni di tenere vivo, insomma, quel parco, di svolgere all'interno attività sociali e culturali. E il senso del mio ordine del giorno è esattamente questo. Da una parte, come diceva anche il consigliere De Priamo, coinvolgere questi cittadini numerosi che in questi anni hanno avuto la forza e la volontà di tenere viva l'attenzione sul parco, di curarlo, di far sì che non cadesse nel degrado, quindi di coinvolgerli e di renderli partecipi nella futura progettazione di sistemazione del parco stesso. E dall'altro ho aggiunto anche un punto che chiede di specificare meglio quali sono, diciamo, gli interventi da mettere in atto, delle tempistiche, quindi anche per stralci funzionali, perché, come è stato detto, il parco è un parco enorme di 90 ettari, per cui è diciamo, poco realistico pensare che si possa sistemare tutta l'intera superficie del parco in breve tempo. Quindi probabilmente, come è stato già anticipato anche dai tecnici che ci hanno supportato nella commissione, sarà necessario fare un progetto che dovrà essere attuato per step, per fasi e soprattutto quello che interessa a noi politicamente, che ci è stato proprio richiesto a gran voce dal municipio, dai comitati e dai cittadini, è quello di poter garantire in tempi rapidissimi un'apertura anche minima, parziale, del parco, proprio per dare la possibilità a queste persone di continuare a prendersene cura e a svolgere le attività che in passato, diciamo, sono già state da loro garantite. Quindi è sicuramente importante che l'amministrazione, dopo questa tappa imprescindibile, quella dell'acquisizione che si aspettava appunto da anni, cominci a lavorare subito alla stesura di questo progetto, definendo le operazioni di messa in sicurezza, di bonifica e anche di sistemazione dell'area verde e anche degli immobili presenti all'interno del parco. Quindi va costruito un vero e proprio progetto, e speriamo che questo processo di progettazione sia il più ampio possibile, e quindi il più partecipato possibile. Ringrazio anche io tutti per il lavoro svolto, le commissioni che in questi anni hanno sempre diciamo, costantemente seguito gli sviluppi delle attività degli uffici, e proprio per questo mi sembra giusto che l'Aula dia un impulso in tal senso e quindi dopo tanta attesa da parte dei cittadini che l'Aula prenda anche l'impegno di garantire una sua apertura e una sua fruibilità anche se parziale in tempi brevi. Sono contenta quindi che sia stato compreso lo spirito di questo atto. Per cui già, come è stato detto, noi abbiamo stanziato 450.000 euro e questa è una cosa sicuramente positiva. Sono stati fatti già dei sopralluoghi, però ecco, il lavoro deve continuare e anche in maniera spedita, visto che attualmente il parco risulta chiuso proprio perché diciamo, sussiste una situazione di rischio legata anche ad alcune alberature pericolanti. Quindi ringrazio tutti ancora una volta e spero che sia approvato all'unanimità. Grazie.